trovato Napoli come me lo immaginavo per il momento, però anche qui bisogna un po' andare a riprendere quello che dicevamo prima. Ne mancano tanti di calciatori e mancano quasi tutti i nazionali. Fra i nazionali, chi si è fortunato, insomma, qualcosa abbiamo da riportare a casa, ecco, e quelli lì ci faranno sicuramente comodo e andranno a impreziosire quello che è il mio pensiero di questi calciatori. Io con Lorenzo ho parlato una volta per telefono, una volta gli ho mandato un messaggio di complimenti e mi è sembrato il capitano che io mi immaginavo a vederlo da fuori. Ora però su questa cosa qui bisogna starci attenti perché voi sul fatto del contratto ci volete trovare la magagna in tutte le maniere, ci volete trovare la malformazione. Allora, abbiamo di fronte il capitano del Napoli, che sappiamo chi è e ce l'ha fatto vedere anche a questi mondiali, a questi europei, perché lui ha dato sicuramente un contributo importante. E il presidente del Napoli, che è un imprenditore, che è un comunicatore, che è il presidente del Napoli. Per cui sono due persone forti che poi avranno il tempo di guardarsi negli occhi ed andare al sodo. Per cui non andiamo tanto a rimestarci dentro, perché se no poi diventa un po' una volontà. Facciamo tornare Lorenzo, il presidente ci parla. E poi sia tutto più chiaro, senza anticipare molto.